Secondo video della trilogia del Godo di Genshin Impact pazzesco e assurdo. Ho già registrato il video dell'Abyss 4.8, incredibile, siamo riusciti a prendere 36 stelle, quindi GG. Avrete visto probabilmente prima quel video, poi questo, e poi faremo il terzo video dove esploreremo Natalan, incredibile. In questo video pazzesco e assurdo ci dedicheremo a fare il teatro sus. Sempre in questo video incredibile proveremo la nuova top DPS Hydro di Natalan, incredibile, la bellissima Mualani, incredibile, che vedrete spammata molto spesso perché ragazzi ha un design veramente adorabile, è fortissimo, la vedrete tantissimo, incredibile. Dato che mi ha portato fortuna la scorsa volta, io testerei lei e poi ci facciamo il teatro sus, ragazzi. Ma dai! Hanno cambiato l'area sus del testing dei personaggi? No! Ma sei serio? Sai che cos'è? Ve lo dico subito, prima ancora che lo faccio. Vogliono farti vedere che lei può surfare sullo squalo. Allora ti hanno messo una specie di modalità dove la puoi testare e poi c'è il combattimento. Top furbizia. Ragazzi, il design di lei è fottutamente adorabile. Io non volevo summonare per lei, ragazzi. Probabilmente non lo farò. Però è adorabile in una maniera allucinante. Guarda che animazioni c'ha. Vi lancia i ricci, guarda che roba, va. Guarda il pugnetto! Ragazzi, ma che hanno fatto? E l'attacco caricato è lei che prende uno squalo e colpisce la... Vabbè, non ho parole, ragazzi. Vai, proviamola. Forza, ragazzi, è il momento di fare un po' di shaky shaky shark. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Fammi vedere sto mozzico, vai. Beh, non sta mozzicando lo squalo. Amici, non è andata secondo i miei piani questa cosa. Vabbè, facciamo la ulti, dai. 222.000! Questo personaggio, mi dicono dalla regia, che è un po' forte. Vabbè, è una battuta, ragazzi. Purtroppo io questi numeri li avevo già visti. Diciamo, questa signorina è capace di fare del danno, oserei dire, importante. Tanto fighissimo che hanno cambiato la modalità di training dei personaggi. Ma che mi stai dicendo, scusami? Ma io impazzisco. Quindi, a quanto pare, lei è considerata la nuova top DPS Hydro, superando il buon Nuvilet. Facciamo un'altra ulti, che dice? Lo shottiamo? Non ha senso, ragazzi. Non ha veramente senso. C'è una parte di me che la summonerebbe, però ragazzi io adoro Nuvilet, capito? Non li uccido perché voglio vedere quanto mi critta con lo squalo. Scusate, ragazzi, ho visto adesso che devo premere cerchio, scusate. Allora, vediamo un po', 148.000. E se gli faccio la ulti in faccia così, proprio violento, 56.000. Tra l'altro lei, praticamente, se ce l'avete a Natalan, siete fortunati perché, ripeto ragazzi, può veramente trasportarvi tutto Natalan senza problemi. Allora, prima bisogna mettergli lo Shark Bite e poi vediamo come mozzica. 40.000. Ah, wow! Allora, facciamoli un attimo così. Vai, ulti. Mi volevo urtare. Vai, ulti. 115.000. Mualani è la best sharker che la Miyoyo ha mai prodotto, che devo dire. Allora ragazzi, l'Hydro DPS è qualcosa di sensazionale. Vai, guarda che mozziche. 52.000. Veramente spicy. 25.000. Io non sto crittando, voglio vedere una cosa. Ulti. Vai, ulti. Check this out. Ah no, che peccato, non mi ha ultato. Che peccato. Ragazzi, la signorina è ricca di emozioni. Proviamo pure lei, va? Lei tra l'altro ce ne regaleranno una copia gratuita, quindi ho visto pure su di lei che è molto spicy, perché i personaggi Gio, e questo vale pure per la leopardona mamma incredibile che summonerò nella 5.1, la Miyoyo ha fatto la furbata: invece di patchare Gio e renderlo un elemento sus come tutti gli altri, hanno reso letteralmente i personaggi Gio molto più utili da poter usare, incredibile, in gruppi che appunto non sono solo Gio, capito? Che da una parte è una cosa molto intelligente, secondo me. Infatti lei la puoi usare in team anche se non c'è solo Gio. Stessa cosa incredibile vale per la leopardona che vi stavo dicendo un attimo fa. Quindi ragazzi, spicy, tanta roba. Lei è utile per arrampicarsi, a quanto pare. Infatti vedete che può fare delle robe assurde, vedi? Questa è un'energia che è di Natalan,
da quello che ho capito. Sono curioso di testare anche lei. Facciamo la ulti subito. Fighissimo, abbiamo praticamente la trivella sus. Guarda che roba. Praticamente zompetta e fa robe sus. Carino, veramente carino. Facciamo la ulti di nuovo. Guarda che roba, guarda che attacchi AOE assurdi. E fa pure abbastanza danno, devo dire. Bravi, bravi. Perché dai, sono ancora stupefatto dal danno di Molani, ve lo dico sinceramente. Immaginavo facesse danno perché avevo visto, ripeto, le clip su Twitter, però ammetto che fa un danno spicy. Facciamo la ulti. I'm so sorry. Ma che roba? Ammetto che è divertente colpirli con le trivelle sus, eh? Ci sta. Chissà se ogni personaggio a Natran avrà un sistema di mount. Per adesso tre personaggi su tre hanno un sistema di velocità, pure quello dentro sus. Metti la musichetta? Ma dai, ma che figata. Check this out. Vai, è il momento della ulti incredibile della signorina. Mamma mia, pazzesco assurdo. E ora si salta. Mamma come si salta, qua che roba, va? Mi piace. Ci sta tantissimo. E lei la potremo prendere gratuitamente, quindi GG veramente. È il momento di fare il teatro giusto. Molani, ragazzi, è tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Gli elementi sono Hydro, Pyro e Dendro. Quindi, diciamo, abbiamo una vasta scelta. Sta diluviando da me, ragazzi. Questo dovrebbe portarmi bene, di solito. Quando piove, la concentrazione sale. Ok. Ai ai ai, ragazzi. Ok, sono un attimo concentrato, ragazzi, guarda. Vai, Candice. Wow, danno assurdo di Candice. Mi ero dimenticato quanto fosse utile. Ok. Ok, Daya sta facendo un buon lavoro, devo dire, per adesso, eh. Vai. Daya, ragazzi, sta facendo un lavoro assurdo. Ragazzi, Daya! Top server, ragazzi! Okay. Vai. Your dead meat! Ok. Ok. Grande Utao! Nonostante non è mai nella vita un team adatto a Utao. Ok. Avete visto, ragazzi? È apparso il Wolfie? Che ci fa Wolfie? Ma che c'entra Wolfie in tutto questo? Vabbè, misteri. Sus. Ah no! Che peccato, ragazzi! L'idea era buona. Sì, non so perché appare Wolfie, ragazzi, non lo so. Grande Daya, comunque. Daya, ragazzi, si è comportata in maniera assurda. Allora, primo boss. Dai. Daya. Ora. Violenti e cattivi, vai. Dance. No, che sfiga. Sono due volte che faccio la ulti con Utao, cavolo. Ah, ma fa tifo per noi, Wolfie. Ma che cosa adorabile. Che peccato, ragazzi. Esce so begin. Quanto è depressa, Barbara. Ok. Dobbiamo andare qua. Vai, Hayato, portaci soddisfazione a casa, vai ragazzone, bravo ragazzone. Swiv! Volevo mettere l'orsetto sus! Vai Udao, nonostante non è buildata per niente, i suoi sporchi lavori li sa fare, bravo. Dai, top, grandi. Ok. Sono calma.
Dyer. Vai Luke, tanto gli ho messo la pure la spada sbagliata di Luke, ragazzi. Top. Ok, vai. Mi serve solo per proccare Barning. Dai, dai. Dai, yeah. Grande. Dai, dai. Ok. Ci vuole un po', ragazzi, perché non è che facciamo un danno assurdo, però. Last dance. No, dai, l'avevo schivato, dai. Ok, c'è un altro, eccolo. Here you are. Ok. Retribution. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Molto molto bene. Okay. Dai, un po' di burning. Vai, vai, dai. No, Tartaglia, non mi hai grittato, fratellino, però. Non va bene così. Mannaggia. Ok. Prete è un. Sta facendo tutto a Heida praticamente, eh. Ok, è uguale ragazzi se non prendiamo tutte le stelle ovviamente. Ok. Lo stanno? Ok. Here you are. Peccato ragazzi, per uno. Process of elimination. Non ho preso il massimo delle stelle, ma va bene così, ragazzi. Dovrà fa tutto Arlecchino questa qua, eh. Ok. Dai, non mi sto annare in continuazione. Ok. Vabbè, ringraziando il godo non fanno un danno assurdo, che era la cosa che mi preoccupava di più, eh. Siamo a punti. Ah beh, qua andava bene, eh. Ok. Perché da una parte è carino che questa modalità ti spinge a portare su personaggi che altrimenti, parliamoci chiaro, mi ero stancato per un periodo di portare su personaggi, ragazzi, eh. Però almeno questa modalità ti spinge un minimo a dire, sai che ti dico. Written in the stars.
li porto su e faccio questa roba di figlio, vediamo sta, eh. Non abbiamo preso le stelle perché farlo in 70 secondi, ragazzi, l'avrei potuto fare, ma mi dovevo giocare tutti i personaggi migliori. Ok. Ma il qua Arlecchino sta facendo il suo sporco lavoro. Ok. Beh, ok, ci può stare. Okay. 25.000 ci può stare. Ok, morto. Decided by destiny. Ok, questa era facile, dai. Ok. Okay. Non riusciremo a fare 3 stelle, ragazzi, ma va bene così. Ok, abbiamo preso pure la stella. Mamma mia, che bravi. Ragazzi, e rieccoci qua, incredibile. Avrete notato che manca una parte del video. Semplice, ragazzi, perché vi avevo detto che poco fa stava diluviando. E cosa può essere successo, incredibile? Ovvio, la mia connessione è andata via. Avete perso un pezzettino di video, ragazzi. Però, tranquilli, vi siete persi semplicemente i titoli di coda che fanno vedere sempre quando completiamo il teatro. Li conoscerete, incredibile. Come vedete, abbiamo fatto sempre 6 stelle, come abbiamo fatto le altre 2 volte. Qui ci segna ovviamente incomplete sull'ultimo, perché quel boss lì lo sblocchi se fai la modalità del teatro con i 2 step in avanti, quindi con il piano dopo e il boss dopo, e fai quello. Però ragazzi, per 180 gemme, secondo me non ne vale la pena. Andava tanto bene così il teatro, almeno si differenziava un pochino dall'Abyss. Vedete, eccole qua, 180 gemme. Io mi prendo le mie 620 gemme, ragazzi, e va bene così, ripeto. Potrei rifarlo per 180 gemme in più, però non so se ne vale, capito, la pena. Sus, ragazzi, capito? Per carità, è carino che hanno introdotto una modalità ancora un pochino più sus per chi appunto vuole fare sfide incredibili anche nel teatro sus, però non lo so, ragazzi, fatemi sapere voi se ne vale la pena. Però insomma, per 180 gemme non lo so sinceramente se rifarlo un'altra volta. In fondo le mie 6 stelle le ho prese qui, quindi. Allora, io direi che per questo episodio numero 2 della trilogia di Genshin può finire qua, incredibile. Non posso registrare il terzo perché la connessione sta andando e venendo e mi roderebbe perdere pezzi di Natlan. Quindi ragazzi, io direi che questo episodio incredibile può finire qua. Nel prossimo episodio che registrerò, la prossima volta che vengo in ufficio, incredibile, andremo a Natlan, esporremo un po' Natlan. GG per noi. Ragazzi, grazie a voi e ci vediamo al prossimo episodio.